ANSA Live, Europarliament News. Benvenuti in Europarliament News. In studio Dario Maria Dossena e in redazione Monica Diamanti. Crisi dei mutui, Pittella, il G20 si impegni sulle agenzie di rating. Innalzare l'età pensionabile e armonizzare i sistemi sociali. Cappato, rendere pubbliche le presenze degli eurodeputati. La crisi finanziaria è all'esame del Parlamento europeo, dove Consiglio e Commissione riferiscono sulle conclusioni del G20. Gianni Pittella, capo della delegazione italiana del PSE, ha chiesto un maggiore impegno sulla regolamentazione delle agenzie di rating. Da Bruxelles, Enrico Tibuzzi. Approderà presto al Parlamento europeo, dove sarà sottoposta alla procedura di codecisione, la proposta di regolamento varata dalla Commissione europea per istituire controlli più severi sulle agenzie di rating. La proposta di regolamento che è stata messa sul tavolo da Bruxelles rappresenta, secondo Gianni Pittella, un tassello importante per riportare la stabilità sui mercati finanziari. L'affidabilità delle agenzie di rating, ha spiegato Pittella, si è dimostrata disastrosa. Il permanente conflitto di interessi che ha caratterizzato il loro operato nel doppio ruolo di valutatori e consulenti rappresenta il principale nodo da affrontare. Innalzare l'età pensionabile e ridurre le imposte sul lavoro a fronte dell'invecchiamento della popolazione europea è la proposta della relazione di Gabriele Stauner, deputata tedesca del PPE. Il servizio. Armonizzare i sistemi di sicurezza sociale europei e ripensare le regole previdenziali con il fine di creare un mercato unico del settore. E questo è l'auspicio contenuto nella relazione di Gabriele Stauner, anche alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione. La spesa UE destinata alla protezione sociale ammonta al 27,2% del PIL, la cui quota principale serve a finanziare le prestazioni di vecchiaia e le pensioni. Secondo le proiezioni, il rapporto fra le persone con più di 65 anni e quelle in età lavorativa passerà dall'1 a 4 nel 2005 all'1 a 2 nel 2050. I deputati evidenziano quindi la necessità di discutere a livello nazionale un innalzamento dell'età pensionabile. È necessario inoltre che i lavoratori siano incoraggiati a continuare a svolgere la propria attività. Gli stati membri quindi devono creare incentivi finanziari e sociali che stimolino i lavoratori a proseguire volontariamente l'attività lavorativa. Rendere pubblica la lista dei giorni di presenza complessivi degli europarlamentari alle diverse attività dell'Assemblea. La sollecitazione arriva dal radicale Marco Cappato. La presenza di ciascun deputato alle riunioni ufficiali del Parlamento è registrata e come tale è pubblica, ma non esiste alcun documento che riporti il numero totale delle presenze per deputato alle diverse riunioni ufficiali. Sull'argomento Cappato presenterà una proposta di risoluzione. E per ora è tutto, il prossimo appuntamento è il 22 novembre. Vi ricordiamo che potete scriverci all'indirizzo europarliamentnews@ansa.it. ANSA Live, Europarliament News. Come si sente in questa veste? Beh, abbastanza bene, le dirò, un po' preoccupata. Insomma, sono anche responsabile del ruolo e non è facile. Io vengo, poi lo dico sempre, vengo da un mondo talmente diverso, il mondo dello spettacolo, per cui devo forse dimostrare il doppio di un altro. Qui voglio fare, se potrò fare, rimarrò qua, altrimenti me ne andrò. Quindi potrebbe anche ripresentarsi? Beh, guardi, un anno, mi sono resa conto che in un anno si può fare molto poco. Io voglio fare, vorrei fare, per esempio vorrei occuparmi anche della cultura per poter fare qualcosa della musica che nel nostro paese sta veramente morendo, non si vendono più dischi, ma non è quello, è il fatto che ci sono tantissimi problemi che si potrebbero risolvere in parte e ora non si può fare nulla perché siamo praticamente alla fine della legge. Allora, se mi ripresenterò? Mi ripresento? Sì, mi ripresento. È un fiume in piena, Iva Zanicchi, raggiunta nel suo ufficio di eurodeputato a Bruxelles. Subito dopo le elezioni italiane del maggio 2008 è subentrata a Mario Mantovani, PDL, eletto al Senato, in quanto prima dei non eletti nella circoscrizione nord-occidentale. Iva Zanicchi, cantante, classe 1940, fa parte delle commissioni per i diritti della donna e l'uguaglianza in genere e per il cambiamento climatico. Resterà al Parlamento europeo fino alle elezioni del 7 giugno 2009. Cosa può fare in questa fine? Di che cosa possiamo fare? Fare tantissimo,
perché noi donne, voglio dire, l'emancipazione della donna, ne parlano tutti, si riempie tutti la bocca, ma in effetti non abbiamo ancora raggiunta questa parità dei sessi, vero o no? Basta pensare anche a certe categorie sul lavoro, per esempio le donne sono pagate meno degli uomini. Io trovo questa una cosa così ingiusta che dovrei battermi dalla mattina alla sera. Uno dei più urgenti problemi da risolvere per Ivan Zanicchi è quello della prostituzione. Penso che purtroppo la prostituzione è un'utopia, quella di poter fare scomparire la prostituzione dalle nostre città, dai nostri paesi. Cerchiamo invece di far sì che lo scandalo, questo sconcio che ci sono nelle nostre strade, nelle nostre città, finisca. E allora bisogna dire finire, punire, ma secondo me invece bisogna trovare un rimedio. È inutile dire puniamo, mandiamo in galera chi sfrutta la prostituzione minorile, puniamo i nostri mariti, figli e padri, perché ci vanno, perché con chi ci va? Chi ci va con queste prostitute se non i nostri uomini? Puniamo loro? Non è sufficiente. Bisogna invece fare in modo che queste donne, coscientemente, se io voglio fare la prostituta e sono maggiorenne, la faccio, allora io devo essere in grado di farli in modo da non dare scandalo, no? Nelle piazze, nelle strade, e gli dice: ma allora tu vuoi riaprire le case? Non lo so, facciamo delle cooperative, facciamo degli alberghi, facciamo qualcosa, mettiamole dentro lì, che facciano le prostitute lì e che smettono di farlo, pagano le tasse, avranno un'assistenza medica e sono lì. Io sono per questo. ANSA Live, Europarlament News.